a 19 anni questa mattina ha sostenuto gli esami orari di maturità all'istituto di istruzione superiore Eschido di Gela diretto da Gioacchino Peritteri, lui si chiama Samuele Di Natale, è un ragazzo autistico in questi 5 anni scolastici è stato aiutato in classe e nella vita da compagni sinceri e da una famiglia che non gli ha mai fatto mancare nulla, la storia che vi raccontiamo oggi abbatte il muro del silenzio ci sono tante famiglie a Gela che si trincerano dietro al problema la famiglia Di Natale il problema dell'autismo lo affronta ogni giorno con il sorriso, il sorriso di Samuele. Sì, ultimo giorno di scuola eh, 4 quando lui si finisce. Ti sei preparato bene? Sì, sì, ho preparato bene così. Tu hai studiato per davvero? Sì, per davvero ho studiato così. La commissione d'esame si è detta assolutamente soddisfatta delle prove scritte e orale superate da Samuele, lasciando intendere con un applauso che gli sarà assegnato il massimo dei voti. E dopo la scuola vuoi iscriverti all'università? No, no, va qua all'università, io voi voglio, voglio, siete voi a dare pensione, come papà. Il ragazzo innamorato del Festival di Sanremo ricorda senza alcun tentennamento i vincitori delle edizioni. Nel 2016 chi ha vinto Sanremo? Al Sanremo Stadio. E un anno prima, nel 2015? Nel 2015 il volo. E anche nel 2014? A Issa. Ma dopo aver conseguito il diploma cosa accadrà? Samuele. È... È un ragazzo che vuole essere sempre eseguito, per cui sarebbe molto difficoltoso mandarlo all'università perché avrebbe bisogno diciamo, della persona accanto. Il vero problema è Samuele, dal momento in cui si diploma, cosa deve fare? Perché non abbiamo nessuna istituzione, non ci aiuta né lo Stato né la Regione e neanche la Provincia, perché per questi ragazzi ci vorrebbe... A gela, perché io ne conosco di tanti di questa tipologia di ragazzi con autismo. Ci vorrebbe un centro diurno, un centro diurno significa eh, tenere i ragazzi eh, impegnati tutto il giorno. Non lasciamoli nascosti. Io, con orgoglio, ho un sì. gioiellino. La mia vita, però, dicendo agli altri genitori che si può arrivare a buon punto e io ne sono orgogliosa. Samuele questa mattina è stato attorniato dall'affetto dei propri cari, come ogni giorno. Noi, da quando abbiamo avuto Samuele, devo dire che la nostra famiglia ha avuto un, un gioiello: ha avuto qualcosa che ha migliorato anche il rapporto tra fratelli tra genitori. Poi, io devo dire che sono anche un padre da poco e devo dire che Samuele è un ottimo zio, quindi ne andremo sempre orgogliosi e siamo felici di questo. Posso dire di essere molto orgoglioso di lui perché è arrivato a un ottimo punto. Questo, appunto, è un messaggio che voglio dare. Non solo per mio fratello, ma anche per altri ragazzi che hanno tra questi problemi, perché sono convinto che se ce l'ha fatto mio fratello, possono farcela anche loro.